Intanto, scusate, allora vi do il benvenuto questa sera qui per questa iniziativa che riguarda appunto la presentazione del libro su Sergio Ramelli scritto dal camerata Guido Giraudo. Aspettiamo che siano ancora presenti l'editore Fabio De Fina e l'assessore Guido Bombarda che si scusa ma deve ritardare perché aveva un impegno precedentemente assunto alle 21 altrove, per cui ci raggiunge più tardi. E ringrazio ecco, particolarmente voi di essere qui questa sera, per questa che vuole essere secondo me una testimonianza, un modo di ritrovarci, e questo apprezzo perché vedo visi di antichi camerati che non vedevo da tempo e che con piacere questa sera saluto, e un modo come dire, di sottolineare una triste pagina della nostra storia, perché Sergio Ramelli fa parte della nostra storia. È stato purtroppo come dire, certamente penalizzato dal destino, perché molti di noi che siamo stati ben più fortunati avremmo potuto subire la sua stessa sorte. Non a caso io ho voluto che l'amico Giraudo fosse presente questa sera qui con noi in provincia, perché lo so particolarmente, scusate questo particolarmente che mi ritorna, lo so preso, catturato da innumerevoli impegni, soprattutto negli importanti centri, ma io volevo sottolineare questa serata che dedichiamo insieme a Sergio Ramelli anche in provincia, perché anche in provincia abbiamo avuto degli anni particolarmente duri, e come dicevo, se siamo qui ancora questa sera a testimoniare e a dedicare la serata a Sergio Ramelli perché siamo stati ben più fortunati di lui. Ecco, nel ringraziare voi quindi per la presenza questa sera, io ringrazio anche e soprattutto di essere intervenuti qui questa sera Guido Giraudo, che è, come ben sapete, l'autore di questo libro, che anche se arriva con 22 anni di ritardo, ma sarà un documento importante, perché chi di voi comprerà il libro e avrà modo di leggerlo vedrà che oltre alla storia di Sergio, in questo libro... Allora salutiamo Fabio De Fina, che è l'editore, che viene per la prima volta a mezzo e sappiamo che si è perduto. Ciao Umberto. Non ce l'abbiamo. E dicevo, allora ringraziamo appunto Sergio Giraudo, Fabio De Fina che è ora arrivato e che è l'editore del libro, ma ringrazio anche l'avvocato Cesare Brenna, tenente della San Marco, che salutiamo particolarmente, quale vorrei dedicare un applauso. E poi ancora il vecchio amico Luciano Buonocore, che è del direttivo provinciale di Alleanza Nazionale, e poi Gianluigi Ferretti, che è il delegato della Lombardia per i comitati tricolori italiani nel mondo. Ringrazio anche Carlo Fidanza della presenza, che vuole portare ci porterà poi un saluto e ci dirà, parlerà a nome del settore giovanile, di Azione Giovani. E niente, io quindi direi che, siccome non sono fra i relatori questa sera, ma il mio compito era soltanto di introdurre così brevemente, di presentarvi, farvi conoscere un attimino, vorrei che adesso Roberto Perticone poi presentasse ad uno coloro che saranno i relatori e facesse un po' lui da moderatore anche. Ecco, vabbè. Comunque grazie, passo a Roberto. Io velocissimo, grazie anche a Ramanzin da Treviglio, a tutti i presidenti di circolo del Collegi 29 e 27 che sono presenti, che ringrazio di cuore, a tutti voi. Il momento è di grande emozione anche per tutti noi, perché ricordiamo sicuramente uno che è stato un amico, che io ho conosciuto di persona come tanti altri qui presenti stasera, e quindi è evidente che l'emozione aleggia in questa sala, indubbiamente. La volontà è quella di ricordare e di continuare.
non voglio stasera, voi mi sentite parlare spesso, tutte le sere quasi, quindi non voglio togliere spazio a ospiti meravigliosi che ci sono stasera. Solo un punto secondo me importante da riflettere, da valutare tutti insieme. Sono presenti tre generazioni, un unico cuore, un'unica fede. Andiamo avanti così? Stasera speriamo più tardi di avere delle testimonianze di tutte e tre le generazioni, quelle che hanno combattuto prima, quelle di mezzo che hanno combattuto una battaglia più sottile ma comunque non certo meno violenta, e quelle dei giovani di adesso, che hanno una battaglia anche loro difficile, sicuramente non violenta ma molto difficile per altri aspetti che tutti noi conosciamo. Non tolgo altro spazio, cedo la parola subito a Fabio De Fina, che conosco da 30 anni e che ho il piacere stasera di presentarvi ufficialmente e che ringrazio personalmente per questa splendida idea del libro, insieme naturalmente agli autori. Grazie Fabio. Dunque, io intanto faccio l'editore, non sono l'oratore principale, non voglio levare spazio a mia volta a Guido Giraudo. Vi annuncio però, a proposito di iniziative editoriali, che sta per uscire un libro, sempre della mia casa editrice, FDF, molto buono, che si chiama Fregati dalla storia, ed è un testo di liberazione, diciamo, dal condizionamento rivolto al mondo studentesco, e che prende in considerazione dalla preistoria fino ai giorni nostri, principalmente il Novecento, tutti quei nodi di falsificazione che fanno sì che un giovane necessariamente diventi comunista dalla scuola materna fino al liceo. Quindi speriamo di riuscire a fare un'adeguata campagna di questo libro, così come viene fatto per il libro su Ramelli, che devo dire ha già superato, scusate un po' d'affanno ma sono venuto a manetta, ha superato le 2000 copie vendute in un mese, che insomma per essere un piccolo editore penso sia un trend veramente rilevante, esclusi i dati delle librerie, perché i dati delle librerie, il libro distribuito in libreria ancora non li conosco, quindi sono libri venduti brevi manu. Ecco, brevemente, io essendo del 49, quindi vecchissimo, ho vissuto il 68, non dico da protagonista perché, ecco, qui abbiamo un protagonista, me lo ricordo, Bonocore, che era uno che, di quelli che veramente menava, è stato un grande attivista, certo. Noi abbiamo fatto quello che potevamo, la nostra parte. Beh, io devo dire che ero già diplomato, quindi nel 68 ero già all'università, per cui non ho visto i momenti molto caldi che soprattutto hanno vissuto i liceali, perché poi essendo la cattolica, insomma, poca roba, ecco, mi sono laureato, erano gli inizi delle persecuzioni, insomma, diciamo così. Però ricordo quel clima che soprattutto i più giovani forse fanno fatica a comprendere, che si ricordano quelli che hanno vissuto la guerra civile, quella vera, 43-45, perché penso che fosse qualcosa di analogo. E mi sono rimasti impressi alcuni episodi citati da Giraudo nel libro, per esempio la cattura, ed è un esempio paradigmatico proprio per descrivere il clima, la cattura di quel Di Domenico che faceva parte dei servizi d'ordine dell'avanguardia operaia, un anno prima della morte di Ramelli. Ecco, questo era stato catturato in seguito al pestaggio di due persone, oltretutto non politicamente esposti in modo particolare, tale Mazzotti o Coluccini, che avevano solo in tasca un quotidiano di, chiamiamolo di destra, che poi in realtà era La Notte, quindi. Ecco, questi erano stati pestati a sangue, catturati sul posto i comunisti, processati per direttissime. Ecco, questo Di Domenico aveva macchie di sangue e davanti al giudice aveva avuto la faccia tosta di sostenere che siccome si mangiava le unghie era sporco di sangue. Il giudice lo aveva assolto, aveva preso per buono questo tipo di versione, e aveva avuto inoltre la faccia tosta di chiedere la restituzione della chiave inglese. Ecco, un episodio come questo secondo me descrive intanto una prima componente del clima, la complicità della magistratura, che già da allora, come oggi sappiamo, già da allora era abbondantemente infiltrata dai comunisti. Ecco, questo
un altro episodio, la scoperta del covo di via Bligny, dove c'era una schedatura di centinaia di nostri, di missini, cos'erano, 200 schede con foto segnaletiche, con tutti i particolari, tipo usanze, escono la mattina tal dei tali, vanno nel posto di lavoro tal dei tali, prendono la macchina nel parcheggio XY, e tra costoro, oltretutto, c'era Pedenovi, che era tra gli schedati, e sappiamo che poi in seguito è stato ucciso dai terroristi. In questo schedario c'erano anche informazioni riservate che non potevano che provenire da ambienti, per esempio, polizieschi o da ambienti militari, quindi tutta una documentazione che non poteva essere in possesso di semplici ragazzotti. L'aggressione, vabbè, la conosciamo tutti, di questo ci parlerà Giraudo. I giornali, ricordo che avevano minimizzato al massimo grado questo pestaggio, solo La Notte lo aveva descritto per quello che era stato nella sua brutalità estrema, cioè Ramelli immediatamente buttato per terra, poi i comunisti avevano infierito sul suo capo, fino a lasciare in un lago di sangue abbandonandolo per terra. Solo La Notte, appunto, aveva descritto proprio nella sua crudezza questa aggressione, che aveva comportato, come sappiamo, i 47 giorni di coma, a cui poi è succeduta la morte. Però in questi 47 giorni di coma non è che i comunisti in quel periodo, e io ero a Milano, me lo ricordo bene, avessero una fase di contrazione, di pentimento, che so, di paura per eventuali persecuzioni da parte della giustizia. No, continuavano imperterriti ad aggredire, via dicendo. Ed è di questi giorni, cioè i giorni che passano dall'aggressione alla morte di Ramelli, per esempio, l'altra aggressione a Bragion, che ricordo bene perché era un mio amico, era un mio compagno dell'università, oltretutto allora affetto da tumore alle ossa, ricordo, nonostante fosse un ragazzo, tu te lo ricordi, ecco. Adesso però mi dicono, io l'ho perso di vista, mi dicono che sta bene, quindi evidentemente è guarito, fa il commercialista. Però costui, a differenza, era stato aggredito da un comando di comunisti in piazza Cavour davanti al cinema, a differenza del povero Ramelli, aveva tirato fuori una pistola. Lui era in macchina, aveva tirato fuori una pistola e aveva sparato in aria, c'era sul tetto il famoso Varalli, a cui poi per inciso è stato dedicato, come mi ha detto Guido, un istituto tecnico. E notate bene che tutti i comunisti morti, perché anche loro hanno avuto le loro vittime, sono morti durante aggressioni, mentre i nostri sono stati sempre morti perché aggrediti brutalmente. Ecco, Bragion poi in seguito era stato assolto per eccesso colposo di legittima difesa, ricordo. Quindi dicevo, nonostante ci fosse questo ragazzo in coma, non è che fossero cessate le aggressioni nella città, e Bragion era uno di quelli, appunto aggredito a colpi di chiave inglese, però era riuscito a mettere in fuga gli aggressori sparando, e quindi aveva salvato la pelle. Dei funerali a cui magari molti di voi hanno assistito, che però hanno anch'essi un aspetto molto significativo, normalmente ci parla adeguatamente Giraudo. Un altro aspetto importantissimo sono tutti i capetti di allora di Avanguardia Operaia, che adesso sono pezzi grossi della politica italiana, tipo quell'Edo Ronchi, ministro del governo Prodi, Saverio Ferrari, oggi di Rifondazione Comunista, e tanti altri episodi importanti. Poi è disgustoso, perché la seconda componente perché i comunisti certo erano tantissimi, rapporto penso, adesso poi magari ce lo potrà dire meglio Bonocore, però secondo me era 101, 151, queste erano le proporzioni da un punto di vista attivistico. C'è da dire che costoro avevano questi importantissimi appoggi. Abbiamo visto l'episodio della chiave inglese, di quello che dice che si era sporcato, che si mangiava le unghie, era sporco di sangue. Avevano l'appoggio della magistratura, un appoggio della totalità dei media, così come avviene oggi, e avevano l'appoggio in sostanza del potere, della polizia, che colpiva solo da una parte, vedi l'episodio dei funerali di Ramelli. In sostanza, quando c'era un funerale da parte dei comunisti, Milano era bloccata e la questura non ha consentito
di fare i funerali di Ramelli, quindi complicità di polizia, magistratura e grande stampa in modo vergognoso, con tutto che i comunisti in sostanza però erano molto forti, probabilmente non avrebbero avuto bisogno di queste importantissime protezioni. Per concludere, una riflessione a proposito del 68, ecco, la riflessione è questa: i comunisti da un giorno all'altro, e quelli che hanno più o meno la mia età avranno notato questo particolare, sono scomparsi da un giorno all'altro, cioè come se ci fosse stata una parola d'ordine, tutti a casa, un po' come è avvenuto per il comunismo di Mosca. Purtroppo per noi che siamo sempre stati anticomunisti, mai sconfitto. Io ritengo che quelle forze che hanno a un certo punto smobilitato il comunismo come regime, cioè l'alta finanza, per non usare eufemismi, ebraico-massonica, che lo ha creato, a un certo punto si è resa conto che il comunismo costava troppo mantenerlo in quanto per essenza improduttivo come sistema economico. Il modello occidentale corrompeva la gioventù sicuramente in misura superiore a quanto poteva avvenire nei paesi dell'est, dove tutto sommato la brutalità di questo regime poteva suscitare delle reazioni nell'eventualità incontrollabile. Allora a un certo punto hanno deciso di liquidarlo. Il comunismo, mai sconfitto, da un giorno all'altro si è squagliato come neve al sole. Io ricordo che il clima di pressione che c'era a Milano e in altre città, Milano e Roma però direi soprattutto, perché quando si sconfinava in altre città la pressione era molto inferiore, per il quale se uno avesse attaccato un francobollo di destra fuori dalla porta di casa immediatamente sarebbe stato aggredito, sarebbe sorto un caso di dibattito nel quartiere e via dicendo, ecco, questo clima da un giorno all'altro era scomparso. Io ritengo quindi veramente in modo sconcertante questa scomparsa, che le stesse forze che avevano evocato questa contestazione a un certo punto hanno decretato la smobilitazione da un punto di vista attivistico di costoro. Sicuramente in questo tutti a casa, in questa smobilitazione generale, qualche componente può essere stata anche, che so, il fatto che la Cina, che era un mito di quella parte dei giovani, una volta seppellito Mao si fosse messo immediatamente a importare Coca-Cola, poi a sua volta aveva aggredito il Vietnam, cioè il paese fratello. La mitologia comunista sosteneva che una volta che il mondo fosse diventato comunista sarebbe arrivata l'era di pace assoluta, invece si vede il paese comunista, cioè la Cina, che aggrediva il paese fratello, il Vietnam, che a sua volta aggrediva l'altro paese fratello, Cambogia, dove peraltro ricordiamo che Pol Pot aveva fatto fuori un terzo della popolazione. Quindi una sorta di crollo dei miti che può aver concorso a questa smobilitazione generale di tutte le forze extraparlamentari. Però la spiegazione non è sufficiente. Ripeto, a mio giudizio, e questa è la riflessione finale, quelle forze che avevano fabbricato con una poderosa operazione di marketing su scala mondiale il sorgere di quelli che Blondet nel suo bellissimo Complotti 3, dove nella prima parte parla della contestazione, descrive come stati d'animo, da cui poi è scaturito il 68, quelle stesse forze a un certo punto hanno deciso di liquidare il 68 stesso, salvando però le conquiste funzionali al sistema, le conquiste del 68 funzionali al sistema, cioè la rivoluzione dei costumi, nel senso voluto dalla tecnocrazia. Quindi la conquista centrale del 68 in sostanza non è stato il potere agli operai, che non l'hanno mai avuto e sicuramente non l'avrebbero avuto in seguito a questi moti, ma le conquiste centrali del 68 sono state le cosiddette conquiste civili, quelle che vengono definite conquiste civili tra virgolette. Quindi anche se magari posso urtare qualche suscettibilità, però secondo me nel mondo di destra questi discorsi vanno fatti, perché la rivoluzione è un mostro con tantissime teste e non se ne può combattere solo una, perché il mostro è unico. Quindi le conquiste civili, quali il divorzio, l'aborto, non scordiamoci che continuano a parlare di olocausto cosiddetto,
ma dall'entrata in vigore della legge sull'aborto in Italia sono stati perpetrati in Italia oltre 5 milioni di aborti e ancora continuano a parlare di olocausto. Quindi divorzio, aborto, eutanasia, omosessualità, pedofilia, droga, questa è l'Italia nata dalla Resistenza, oltretutto. Sono queste le conquiste del 68 che il potere economico ha voluto conservare, perché spazzata via la morale di una volta sono caduti tutti gli ostacoli e l'uomo è stato trasformato in un consumatore edonista. E a questo processo che soprattutto i giovani si devono ribellare, devono considerare che la nostra deve essere anche una battaglia morale, perché ripeto, la rivoluzione è un mostro con tantissime teste, non c'è solo il comunismo, ci sono anche tutte queste componenti, quindi chi è contro una delle teste della rivoluzione deve essere contro questo mostro nel complesso. Io ho concluso e poi magari se ci sono delle domande si possono approfondire questi concetti e cedo la parola all'amico Giraudo. Beh, innanzitutto anch'io devo ringraziare e ringrazio Salvadeo, ringrazio Perticone per aver organizzato questa serata e ringrazio voi tutti per aver sfidato il caldo e l'umidità e vi prego di avere un po' di pazienza nel voler ascoltare il racconto di questo libro. L'inizio, ed è la cosa che mi ha interessato di più, abbiamo parlato di tre generazioni presenti in questa sala. E dal passaggio di queste generazioni attraverso la storia del nostro paese derivano insegnamenti estremamente importanti che ci permettono di andare avanti. Anche questo libro nasce da uno scambio generazionale. Qui in sala, all'ultimo posto in fondo, c'è un altro degli autori del libro che è Francesco Grillo e senza... Ed è importantissimo la presenza degli altri autori in questo libro. Io lo dico spesso quando faccio le presentazioni, sono molto contento di questo libro perché faccio sempre la bella figura di quello che appare e fa la presentazione lui, ma sono uno dei cinque e per certi versi anche il meno importante, perché senza quel gruppo di ragazzi di Monza non solo il libro non sarebbe nato, ma non avrebbe avuto l'aspetto che ha. Allora, che aspetto ha questo libro? Abbiamo cercato di fare una documentazione spietatamente fredda, rigida, di quegli eventi. E in questo senso il caso Ramelli è facilmente emblematico. Ramelli per noi di Milano è la vittima simbolicamente più importante. Ma è simbolicamente importante non solo per Milano, ma per tutta la storia della destra degli anni 70, proprio perché il caso Ramelli è uno dei pochi che arriva, seppure con 15 anni di ritardo, a una sua conclusione giudiziale, che permette un'analisi e rianalisi storica, seppure ovviamente sempre deviata e mediata da media, sicuramente non storici, ma sicuramente faziosi, ma consente una ricostruzione di quella fase storica. Addirittura quella fase storica, quegli anni 70, incubatrice del terrorismo, che hanno portato tanti lutti al nostro paese. C'è una parte di questo libro in cui facciamo una macabra contabilità dedotta peraltro da documenti del Ministero degli Interni che parlano di 350 morti in quei 15 anni d'Italia, in agguati, aggressioni o stragi. 350 morti significano una reale guerra civile vissuta in un periodo di falsa libertà, di falsa democrazia, di falsa quotidianità, laddove si doveva e si fingeva di andare al lavoro e di vivere normalmente o di studiare più o meno normalmente e venivano perpetrati questi omicidi, venivano perpetrate queste aggressioni, questa violenza. La ricostruzione fredda, lucida di quegli anni fatta dai magistrati nell'ordinanza di rinvio a giudizio degli assassini di Sergio Ramelli è una condanna spietata non solo di quel periodo, ma sebbene non ci si arrivi esplicitamente, dell'ideologia che sta a monte di quella degenerazione fisica. I giudici che scrivono l'ordinanza di rinvio a giudizio, Grigo e Salvini, sono giudici di estrazione ideologica di sinistra. Salvini addirittura ha militato nelle file dell'estrema sinistra ed era coetaneo di quegli assassini che lui rinvia a giudizio.
Quindi era uno che conosceva dall'interno le tecniche, le metodologie, le logiche che avevano spinto un'intera generazione all'abbruttimento ideologico. E in questo senso l'analisi è spietata, è freddissima, è tragica. E allora dicevo, questo libro l'abbiamo voluto orchestrare in modo tale che fosse il più possibile documentato, inattaccabile. Ci troverete, oltre all'ordinanza di rinvio a giudizio, le arringhe degli avvocati, le requisitorie del pubblico ministero, stralci dei giornali, abbiamo raccolto più di 700 stralci di giornale, sia del periodo del processo, quindi quando viene fatta questa rivisitazione storica, sia nel periodo, scusate, prima quello degli arresti degli assassini e poi quello del processo. Naturalmente ne abbiamo fatto brevissime sintesi, il libro in questo si legge con una notevole velocità, ma abbiamo cercato di renderlo documentato attraverso testimonianze. Il filo conduttore di tutto è il racconto della madre. La madre che ci racconta chi era Sergio, che ci racconta quello che ha vissuto Sergio, che ci racconta quello che ha vissuto lei e la sua famiglia, che per certi versi è persino peggio, che ci racconta il suo atteggiamento nei confronti di quegli assassini durante il processo e dopo. La mamma, con la sua testimonianza, è l'unico elemento che noi apportiamo in più alla conoscenza di quei fatti. E non è certo un elemento da poco, lo scoprirete. Il fatto di aver creato un libro di documentazione ci ha permesso di uscire, in questo mese e mezzo che stiamo facendo presentazioni, da quello che è il recinto di una semplice revanchismo, di un semplice nostalgismo di quegli anni. Abbiamo potuto fare presentazioni di questo libro anche di fronte a platee o a personaggi o a protagonisti di altre aree politiche e abbiamo riscontrato alcune cose estremamente interessanti. Quando qualcuno legge questo libro ha generalmente tre tipi di reazione, almeno questo è quello che ho riscontrato da quello che mi è stato raccontato. C'è chi lo legge tutto d'un fiato e ti telefona il giorno dopo mandandoti a quel paese perché ha perso la notte per leggerlo e poi non è più neanche riuscito a dormire. Ed è evidentemente qualcuno che si immedesima in quel racconto avendo vissuto quegli anni e ritrovandoci la propria vita. C'è chi questo libro non riesce a leggerlo se non a pezzi e bocconi macerando rabbia o macerando disperazione. E c'è chi leggendo questo libro ti si rivolge il giorno dopo, due giorni dopo, e ti dice: non avrei mai creduto, non avrei mai pensato, scusate, non sapevo. Quest'ultimo atteggiamento, credetemi, è molto più frequente di quanto io stesso potessi immaginare e per questo ribadisco, è un libro che mi sta dando enormi soddisfazioni. La nostra storia, la storia di questa parte politica in Italia, a noi è conosciuta, ma a molte persone che anche adesso ci sono vicine dal punto di vista delle alleanze politiche, è del tutto ignota. E riuscire a ricostruirla, senza che questo sia l'esclusivo solito racconto del reduce che narra le sue avventure piuttosto che le sue emozioni o le sue impressioni, ma ricostruirla in termini storici, reali, attraverso testimonianze che non sono nostre ma sono degli altri, significa dare degli strumenti a chi non ci conosce per capire che storia abbiamo alle spalle e perché noi certe cose non le facciamo, non le vogliamo fare, non le faremo mai. Quindi strumento importante. Non solo, ma incomincia a esserci anche il confronto con l'altra parte. Fino adesso abbiamo avuto due confronti di questo genere. Uno a Roma con Sandro Provisionato, ex direttore di Radio Città Futura, un'emittente dell'estrema sinistra romana che tra l'altro ai tempi fu poi assaltata dai NAR, e qui a Milano, proprio l'altro ieri, in televisione con Basilio Rizzo. Basilio Rizzo, il cui nome tra l'altro figura all'interno di questo libro perché viene chiamato in causa a un certo punto del processo dagli assassini come responsabile del servizio d'ordine di Avanguardia Operaia a Città Studi, quindi come uno che in qualche modo doveva sapere quello che era accaduto. E allora anche qui la reazione dell'avversario, del nemico, di fronte a questo libro è estremamente interessante. Allora, sia Provisionato a Roma, che non aveva visto questo manifesto, sia Basilio Rizzo, l'altro giorno a Milano, che anche lui non aveva visto il manifesto, ma l'hanno trovato entrambi nel libro come prima cosa quella frase che trovate scritta sul libro.
E questo ci conforta perché vuol dire che almeno in termini giornalistici abbiamo identificato come emblematica di questo libro una frase che è sicuramente molto ideologica, molto forte, molto dura, ma che evidentemente va a colpire nella parte più esposta il nervo scoperto dell'avversario, laddove si dice che non c'è nessuna ideologia, sintetizzando, che è stata così bestiale nella storia dell'umanità come il comunismo. L'opposizione sia da parte di Provisionato che da parte di Basilio Rizzo è: ma non si può nel 1997 fare di queste affermazioni, perché significa riaccendere delle polemiche. Oggi bisogna superare gli steccati, bisogna dire che altre ideologie oltre al comunismo furono bestiali. Fu bestiale il fascismo, fu bestiale il nazismo, e io ho aggiunto, e allora fu bestiale anche il cattolicesimo, anche l'Islam, tutte le grandi ideologie o le grandi idee che muovono le masse si portano poi dietro morti e si portano dietro spesso eccidi. Ma con questo non è che non si possano fare le differenze e che si debba fare necessariamente di tutto un'erba un fascio, per cui comunque tutto è uguale. Troppo comodo, non è così. Io non sono uno storico, stento a essere un giornalista, non mi accampo nessuna volontà di ricostruire o di fare analisi storiche, ma analizzo il fatto che il fascismo è un evento prettamente italiano, il nazionalsocialismo è stato un evento ideologico e storico prettamente tedesco, il comunismo, questo tipo di bestialità le ha fatte nel tempo e nello spazio geografico di tutto il mondo. Questo stesso tipo di bestialità che ha portato ad aprire la testa di un ragazzino di 18 anni a colpi di chiave inglese da parte di persone del tutto sconosciute che non sapevano nemmeno chi andavano a colpire. Questo tipo di mentalità folle che porta alla distruzione del nemico, solo quello, solo la distruzione, è tipico del comunismo, è tipico del comunismo in Italia, in Europa, in America Latina, in Africa, in Asia, ovunque è stato il comunismo. Non si possono non fare distinzioni. E l'altra cosa che colpisce il nervo scoperto della sinistra è di dire: no, attenzione, non si può rifare la storia a senso unico. Noi naturalmente abbiamo reagito. Se ci sono state quelle violenze negli anni 70 è perché c'era la minaccia del colpo di Stato, perché c'era la minaccia dell'oppressione borghese. Ancora ieri Basilio Rizzo ha detto: noi identificavamo nel movimento sociale italiano lo strumento del potere per eliminare le masse. E la mia risposta è stata: certo, allora per questo avete ammazzato un ragazzino di 18 anni. Come se ci fosse una logica conseguenza tra le due cose. Non la smonto io la tesi. La tesi la smonta in maniera perfetta il giudice, e troverete le parole all'interno di questo libro, con cui dice testualmente che la tesi dell'antifascismo militante è una tesi di comodo, che non esisteva nessun reale pericolo fisico per quelle persone, che non esisteva nessun reale pericolo per la democrazia in Italia, che non esisteva nessuna motivazione che potesse spingere a tali abissi di violenza. E la visione di queste pagine, in particolare quel capitolo che abbiamo dedicato agli altri 20 caduti della destra politica italiana, è una visione allucinante. Io dico spesso che se qualcuno leggesse questo libro, un ragazzo, 15 anni, 16 anni, magari non italiano, comunque all'oscuro di quel periodo, leggerebbe questo libro come si legge un giallo, un thriller, un tragico libro giallo, avventuroso, drammatico, pieno di assassini e di omicidi bestiali. Ma non potrebbe mai pensare che si tratta dell'Italia, non potrebbe mai pensare che si tratta di un paese civile, patria della cultura e patria della legge. Non lo penserebbe mai. C'è un elenco di morti allucinanti, bruciati vivi, accoltellati, sprangati, pistolettati, luparati, buttati vivi giù in un cortile. In pieni anni 70, in piena democrazia antifascista, in piena libertà, in pieno periodo elettoralistico, non stiamo parlando di guerre, stiamo parlando di un periodo di falsa o relativa tranquillità, in cui la gente normale usciva e andava al cinema. Avvenivano questi fatti, e quel che è peggio, questi fatti avvenivano ed erano impuniti, e per la metà sono tuttora impuniti. Io mi permetto di dire, ma questa è una mia valutazione, che sono tuttora impuniti, perché comunque di questi omicidi, di queste 20 vittime di cui troverete l'elenco,
Dicevo, per 10 non si è neanche arrivati ad identificare chi li ha colpiti. Negli altri 10 casi, comunque, tra pentimenti, tra persone che sono riuscite a fuggire tra una fase processuale e l'altra, solamente nel caso Ramelli e solamente nel primissimo caso, che era quello di Falvella, si arrivò alla condanna e gli assassini arrivarono a scontare una certa pena, che io adesso non voglio dire se era tanta, se era poca, perché accetto anch'io il giudizio della giustizia italiana, che è fatta in una certa maniera. Tant'è che solo nel caso Ramelli e solo nel caso Falvella gli assassini scontarono qualche anno di galera. Stiamo parlando di qualche anno, signori. Non... Violenza ci fu da entrambe le parti, ma quando prima della registrazione l'altro giorno in televisione il conduttore, cercando forse di fare lo spiritoso o di sdrammatizzare l'incontro fra me e Basilio Rizzo, dice certo che se vi foste incontrati 25 anni fa chissà cosa sarebbe successo. Io ho detto certo, se io avessi incontrato Basilio Rizzo con i miei amici, con i miei camerati, gli avremmo dato dei gran calcioni e delle grandi sberloni, ma se lui incontrava me con i suoi compagni mi ammazzava. C'è una certa sostanziale differenza tra le due cose. Capisco che non è facile e forse non è neanche giusto oggi fare i sottili distinguo tra la violenza buona e la violenza cattiva, tra gli omicidi di un senso e gli omicidi di un altro. Non avrebbe senso se noi ci fossimo effettivamente avviati su un sentiero che ci porta lontano da quegli episodi. Se questa Italia si fosse realmente avviata su un sentiero di pacificazione, e noi la chiedevamo allora, se questa Italia si fosse avviata verso un reale sentiero di civiltà e di giustizia, forse non ci sarebbe bisogno di fare queste distinzioni. Ma ritengo, è una frase che dico sempre, la ripeto anche qua, che non possa esserci pacificazione senza giustizia e non può esserci giustizia senza storia. Con questo intendo dire che la storia di Sergio Ramelli, noi abbiamo detto, è una storia che fa ancora paura, ma Tremaglia nella sua prima presentazione a Michelangelo disse è tutta la storia dell'Italia del dopoguerra che fa paura, perché è tutta una storia di rimozioni, perché è tutta una storia di ingiustizie, perché è tutta una storia di morti sconosciuti. Il Triangolo Rosso, e poi gli anni 70, e poi il terrorismo, è tutta una storia di ingiustizie. Finché non ci sarà giustizia, non ci sarà pacificazione. Ma non si può arrivare a una giustizia che non è solo quella delle condanne materiali degli esecutori, ma è una giustizia storica, è la giustizia della comprensione di che cosa ha generato gli avvenimenti. Non ci può essere questa giustizia senza la storia. E allora, ripeto, io non sono uno storico, né io né i ragazzi volevamo fare un libro storico, ma siamo certi di aver dato un contributo in questo senso. La storia comunque si fa attraverso la documentazione e si fa attraverso la raccolta di diversi pareri, di diversi punti di vista, di diverse analisi. Certo è che oggi che abbiamo un ministro comunista dell'educazione che vuole che nelle scuole pubbliche si arrivi a studiare il Novecento e la storia contemporanea, quindi che si arrivino a studiare anche gli anni 70, dovrà poi spiegarci questi anni 70 come e su che base li dovete studiare, quelli che sono più giovani naturalmente. Dovrà spiegarcelo, perché che cosa sono gli anni 70? Che cosa c'è oggi sugli anni 70? Il libro di Mario Capanna che li definisce formidabili? Beh, solo lui poteva definirli formidabili quegli anni. O la ricostruzione degli anni 70 è quella affidata a Fabio Fazio con le canzonette, le figurine Panini e Happy Days. Erano Happy Days gli anni 70 con 350 morti, con le bombe impunite, con i ragazzini sprangati sotto casa? Erano Happy Days? Ha senso Fabio Fazio? È questa la storia che Berlinguer vuole che si studi? Certo! Certo, la risposta è sì, perché quando si studia la storia del dopoguerra italiano, degli anni dal 45 al 48, si studia la ricostruzione. Quando va bene si studia l'amnistia Togliatti, perché l'amnistia Togliatti naturalmente avrebbe dovuto pacificare. Non si dice che l'amnistia Togliatti fu fatta per permettere agli assassini dei GAP di non andare in galera, visto che di fascisti ormai non ce n'erano più se non morti. Questo vogliono loro, cancellare la storia, stendere un velo pietoso, e noi non possiamo permetterlo.
non possiamo permetterlo, a maggior ragione adesso che abbiamo anche delle responsabilità politico-amministrative maggiori, perché questa è la nostra storia comunque, perché questi 20 nomi sono pietre miliari della storia di questo mondo politico, perché noi non avremmo comunque potuto essere qua e non saremmo qua senza di loro, perché nessuno di noi allora ha incominciato a fare politica pensando di diventare assessore, vice sindaco o consigliere comunale, nessuno. E tutto sommato ancora oggi, se siamo qua, siamo qua per testimoniare che avevamo dei valori in cui abbiamo creduto, in cui a 40 anni continuiamo a credere, in cui una generazione che ci ha preceduto continua a crederci e che speriamo che le generazioni che seguono continueranno ad ereditare. Questa è una logica, questo è fare politica per noi e questo è l'abisso morale che c'è tra noi e tante altre fazioni politiche. Non ho problemi a dirlo anche quando molto gentilmente in sala ci sono anche esponenti di Forza Italia, del CCD, del CDU, come è successo a Montichiari, come è successo a Roma, come è successo da tante altre parti. Non ho un problema a dirlo, perché la storia d'Italia è fatta di questo, perché questa è la nostra nazione. Ultima cosa, mi riallaccio, il pentimento. È un problema che ancora colpisce i nostri avversari quando riusciamo a parlarne. Nel caso, per esempio, di Basilio Rizzo non c'è pentimento. È stata una persona coerente, è tuttora una persona coerente che in televisione ha detto: io facevo parte dell'Avanguardia Operaia, io non rinnego quello che ho fatto, se dovessi rifarlo lo rifarei, se tornassero quei tempi direi a mio figlio di rifarlo. Discutibile, ma coerente. Da parte mia, ovviamente, con molta più facilità lo posso dire, visto che non ho cadaveri nell'armadio. Non ha risposto ad altre domande, che erano invece se era effettivamente a conoscenza del fatto che Avanguardia Operaia aveva sprangato Sergio Ramelli, visto che per 15 anni Avanguardia Operaia è riuscita a camuffare e a deviare le indagini indirizzandole su altri ambienti della sinistra. Il pentimento. Gli assassini, quando arrivano al processo, voi ve ne renderete conto attraverso la ricostruzione dei giornali, arrivano a capochino, scrivono lettere chiedendo perdono alla madre, affermano il loro reale pentimento di fronte ai giudici, appaiono a tutti gli effetti degli sconfitti, sconfitti innanzitutto dalla storia della loro generazione, loro che erano stata massa trionfante, onnipotente e sempre impunita, capace di mobilitare 10.000-20.000 persone dal mattino alla sera, di mettere a ferro a fuoco una città senza mai avere nessun tipo di problema. Loro che avevano la rivoluzione in pugno, loro che potevano fare quello che volevano, dal mattino alla sera si sono trovati spariti, come diceva prima giustamente Fabio De Fina. La loro generazione è la generazione a più alto tasso di drogati, di suicidi e di riciclati in Tangentopoli che si possa immaginare. Li ritrovate tutti, Cusani. Cusani, emblematico personaggio proveniente da Lotta Continua, li ritrovate tutti, ma sono veramente pentiti? Problema reale che si è posto il giorno del processo, sono pentiti o in realtà sono addolorati del fatto di essere stati presi, per carità, questo mi sembra scontato, ma non c'è pentimento. E ancora, se c'è stato pentimento, c'è stato anche un riesame politico di quegli anni al punto da dire: è sbagliata l'ideologia che mi ha spinto a diventare un imbecille, come dice il pubblico ministero da meno, uomini ottusi che avevano dato il cervello all'organizzazione. Arrivano a questo punto di pentimento? No, non ci arriva nessuno. Arrivano a dire che non capivano perché, arrivano a dire che lo facevano tutti. Lo dice ancora Basilio Rizzo nell'intervista, dice: ma bisogna calarsi in quegli anni, perché in quegli anni era normale. Dico: certo, infatti in quegli anni ci sono 150 casi solo a Milano di sprangati nella stessa maniera di Sergio Ramelli con prognosi riservata. 150 nel giro di 2 anni. Il fatto che ne sia morto uno solo probabilmente per loro è un attenuante. In realtà poi ne sono morti molti di più, perché la contabilità dovrebbe tenere anche presente quanti sono morti pochi mesi o pochi anni dopo a causa di quelle lesioni, o quanti comunque hanno avuto una vita rovinata. C'è pentimento? Siamo sicuri che quella sinistra
che con tanta facilità arrivò a impugnare le armi, a mettere a ferro e fuoco le nostre città, sia diversa dalla sinistra che oggi ci governa? Ne siamo sicuri? Abbiamo dei motivi logici, storici, che ci garantiscono, ci possono far capire questo? No, non li abbiamo. Non solo perché, lo trovate nel libro, ci sono i germi ancora presenti, citati De Fina, Edo Ronchi, lo stesso Basilio Rizzo, Saverio Ferrari, cioè uomini presenti in quel processo, uomini condannati in quel processo, che oggi sono ministri, consiglieri comunali, assessori e cose di questo genere. Ma perché, ed è questo il dato politico peggiore, quella forza di governo, quel tipo di governo che oggi abbiamo, è esattamente il tipo di governo che negli anni 70 permise o addirittura fomentò la nascita di quella violenza. Quel tipo di governo, questa associazione tra centro e sinistra, che è un'associazione a delinquere per il nostro paese, è identico. La stessa tipo di forza politica, allora e oggi, e lo stesso tipo di mentalità, allora e oggi, con delle aggravanti oggi. L'aggravante prima è che abbiamo messo gli interni con 20 anni di Comintern alle spalle, cioè un uomo non cresciuto come ministro dell'interno democristiani nelle curie o sotto le gonne dei vescovi, cresciuto politicamente alla scuola di partito di Mosca, non l'ultimo degli arrivati. E difatti, attenzione, perché qua c'è il dato di attualità tragico di questo libro, può anche darsi che questo libro non sia semplicemente un dato storico di 23 anni fa, una ricostruzione di qualche cosa che comunque è passato. Può anche darsi, e se ci stiamo attenti vediamo che è vero, che i germi che allora portarono a determinate situazioni siano tuttora presenti nel contesto sociale italiano. Oggi pare assurdo arrivare a certi vertici di violenza, ma ci si arriva dal mattino alla sera. E ci si arriva dal mattino alla sera quando si mettono l'uno contro l'altro due nemici. Allora si inventò, essendo la sinistra preponderante, il nemico fascista da abbattere, inventato, perché chi ha fatto la storia politica nel dopoguerra sa benissimo che dopo gli anni del 48 la destra ritornò a fare la sua attività politica, il Movimento Sociale Italiano era presente nelle scuole, nelle università, il congresso di Milano del 56 si tenne regolarmente, non c'era nessun problema a parlare per gli universitari di destra nelle scuole e nelle università fino alla fine degli anni 60, cioè fino a quando viene inventato il nemico fascista. Inventato da chi? Basilio Rizzo li ha definiti i grandi manovratori, perché non ha il coraggio storico di capire che quei grandi manovratori sono ancora i suoi padrini politici di oggi. Ma quei grandi manovratori avevano capito che mettendo contro una generazione, facendola massacrare, avrebbero continuato a governare. E se guardate a quello che avviene oggi, o potrebbe avvenire oggi, tra leghisti e nazionalisti, settentrionali e meridionali, non siamo molto lontani. Gli episodi di Piazza San Marco, con il loro folklore, non sono molto differenti dall'episodio dell'albergo commercio, dell'occupazione dell'albergo commercio come genesi, anche esso atto folcloristico di un gruppo di studenti. La genesi è quella. Poi arrivano i commandos dell'ultrasinistra e li attaccano, poi c'è lo scontro, poi c'è la polizia, poi ci sono i buoni e i cattivi. Attenzione, ci risiamo con un ministro dell'interno comunista che ha pure in mano gli strumenti di polizia e di polizia segreta per poter fare quello che vuole. Cado io nella fantapolitica a questo punto, dopo aver detto che questo libro... Noi non volevamo arrivare a questo punto, non volevamo uccidere, non avevamo quella mentalità. No, quella mentalità c'era.
non ci si può nascondere, non ci si mette niente a tornare a quelle mentalità. E allora vorrei... che era loro, no? Che era loro quotidiano. Se trovate in questo libro addirittura la teorizzazione, questo libretto sequestrato nel covo di Avanguardia Operaia di Firenze nel 1975, che teorizza come si sprangano, come si eliminano i fascisti. La teorizzazione è perfetta, dice quanti bisogna essere, come bisogna andare vestiti, come ci si posiziona, quanti devono colpire, quante volte e con che forza e dove, perché non si può andare in troppi a colpire, bisogna andare in due a colpire, perché sennò ci si rischia di colpirsi tra di loro, no? In due a colpire, due colpi a testa sulla testa. E quando Costa, è uno dei momenti più tragici e vergognosi del processo, dice, follia addirittura, che lui vede Ramelli mettersi le mani sulla testa e lui gli toglie le mani perché potrebbe colpirlo sulla faccia, ma ha paura di rovinargli la faccia, allora gli toglie le mani e lo colpisce sulla testa. Questo è uno studente di medicina al quarto anno e non sa che una chiave inglese di 3,5 kg calata con quella forza sulla testa potrebbe far male? No? Ma se lo sa persino un bambino, voglio dire. Qualsiasi bambino che pensa a dare un colpo in testa a un altro bambino sa che gli fa male, non è che ci voglia 4 anni di medicina per arrivarci. E questo è stato detto al processo. Si arriva a... altro flash, scusate, poi la finisco. Io ho capito una cosa, o credo di aver capito tante cose che non mi erano chiare in quegli anni. Tra l'altro ho la netta sensazione che noi che abbiamo militato a destra in quegli anni non avevamo presente esattamente il nemico che avevamo di fronte. Almeno io personalmente, ma credo moltissimi dei miei camerati, hanno sempre avuto la sensazione di avere di fronte un nemico specularmente uguale a noi, cioè che la ragionava in maniera diversa, che pensava un'altra cosa, che erano ovviamente stronzi mentre noi eravamo intelligenti, però era gente che aveva un'idea, un loro ideale e combatteva per quello. Nemico in quanto specularmente uguale a me, dall'altra parte opposta della barricata. Eravamo ancora zeppi di racconti, e secondo me sono tuttora validi ovviamente, che ci raccontavano l'onore e l'orgoglio della battaglia, della guerra. Il nemico, anche al di là della barricata, era pur sempre una persona da rispettare. Il nemico che combatte lealmente è una persona da rispettare. Il giudice smonta questa tesi, i giudici la smontano, i giudici arrivano a dire no, queste sono persone che avevano mandato la testa all'ammasso. Era gente che non ragionava, che non faceva scelte coerenti, che seguiva un andazzo e un indirizzo che veniva loro dato da istanze superiori, senza ragionare, lo accettava passivamente. E questo solo il comunismo è capace di farlo, solo il comunismo porta a questa ottusità mentale. Scusate, ho esagerato questa sera, mi sono lasciato trascinare, mi succede spesso. Volevo finire con un doveroso pensiero alla mamma di Sergio. Dicevo che quello che è veramente il plus di questo libro, che per il resto è una raccolta di documenti mai fatta, però documenti che esistono, ai quali in teoria potrebbe accedere chiunque, il plus è proprio il racconto della mamma, la presenza di questa donna che credo alcuni di voi avranno anche conosciuto, una donna splendida, di una grande forza e nello stesso tempo di un'immensa dolce debolezza, una donna che ha sofferto cose incredibili, le andrete a leggere, lei e la sua famiglia, che ha avuto coraggio fino in fondo anche di non perdonare, una donna che ha avuto il coraggio di dire la frase che noi abbiamo utilizzato come apertura del libro e che è comunque la sintesi dell'operazione che abbiamo voluto realizzare. A cosa può servire un libro su Sergio? Se scritto bene, dice la madre, può servire ad insegnare qualche cosa, anzi lo insegnerà di sicuro, a non usare mai più la violenza. Senza microfono si sente lo stesso. Intanto saluto Roberto Sacco, volontario della Birra Il Gobi, e lo ringrazio della sua presenza. Mi rendo conto che il caldo fa una parte pesante. Non ho capito? I nazisti. Allora,
avevamo ipotizzato all'inizio questo grande collegamento che esiste tra le tre generazioni che sono presenti anche qui stasera. Sono tre generazioni con un unico filo conduttore, con un unico cuore, con un'unica fede e con tante dimostrazioni di tenacia e di capacità. Vorrei in questo momento cedere la parola a chi ha rappresentato la famosa generazione che non si è arresa. Credo che la presenza di Brenna qui sia un ulteriore atto di testimonianza. Beh, vedetevela tra voi. No, io penso che prima gli ufficiali, giusto? Sia un ulteriore momento di testimonianza di questa serata, che ripeto è una serata di testimonianza, non è un revival, è per ricordare e anche per rafforzare in ognuno di noi alcuni aspetti che spesso vengono trascurati e dimenticati dalla vita di tutti i giorni e da aspetti anche banali della politica che ci portano tutti lontano. Stasera Brenna penso che ci riporterà a casa. In questo io ho la voce scassata perché sono stato operato anni fa di un tumore alla gola, quindi perdonatemi. Poi ho toppato con la faccia contro il volante della macchina e mi sono giocato tutti i denti, quindi io... Non è stato compagno? No, sono stato da solo. Io appartengo a questa parte di questo blocco, radici e ali. Io appartengo, non è merito mio, chiaro, la questione è una grafica. Appartengo alla generazione che l'8 settembre del 43 si trovò a fare una scelta più grande di noi, perché noi eravamo tutti ragazzini, avevamo 18 anni, 17, 16, la mascotte del mio battaglione ce n'aveva 15. E mi devo riconoscere in quello che ha detto il camerata adesso, sia per quanto riguarda il disegno del nemico, che io non chiamerei mai avversario, sia per quanto riguarda la possibilità di una recrudescenza di questa follia collettiva che cominciò nell'agosto del 43 con l'assassinio di Ettore Muti ad opera per ordine di Badoglio. Ricordiamoci queste cose, per continuare ancora fino ad arrivare a Ramelli ed oltre. Devo dire che noi, vecchi combattenti, poco sappiamo, a meno che non abbiamo partecipato attivamente alla vita politica degli anni 70. Tanto è vero che il Comitato Interforze tra le associazioni d'arma della Repubblica Sociale una sera ha indetto una riunione invitando due dei vostri, uno meno giovane e uno più giovane, che ci raccontassero che cosa era successo in quegli anni, perché noi sì abbiamo letto i giornali, abbiamo seguito, ma vi dico francamente, eravamo un po' stanchi di orrore, di sangue. 100.000 morti, 100.000 morti, dei quali almeno 70.000 uccisi dopo la fine della guerra, ad armi rese. E uccisi come? Come? Ufficiale della guardia, crocifisso, ragazzo di 15 anni, caricato di un barile pieno di sassi, barile legato intorno al corpo, al tronco, con del filo spinato, costretto a marciare su e giù per quel lago, quel ramo del lago di Como, tanto celebrato.
gli affossati che ancora oggi continuano a venire. Noi abbiamo, io raccontavo ai miei giovani camerati che sono venuti a prendermi cortesemente a casa stasera, raccontavo di Monte Manfrei. Monte Manfrei è una località, è una montagna, sopra Savona. A Monte Manfrei, nei giorni del 28, 29, 30 aprile, furono concentrati oltre 200 marò della mia divisione, che erano stati catturati con false promesse, falsi inganni. Mediatori preti sempre, preti c'entrano sempre. È finita la guerra, siamo tutti fratelli, vogliamoci bene, vi garantiamo l'incolumità, tornerete a casa, vi consegneremo agli americani. Viceversa, nottetempo furono portati su da Palù, da Vara inferiore, da Vara superiore. Furono portati su questa montagna, chiusi in una casa per tre giorni. Perché chiusi in una casa per tre giorni? Perché tre giorni occorrevano per scavare le fosse comuni. E allora i partigiani scavavano le fosse fuori, mentre i nostri erano in prigionia. Poi all'alba del terzo giorno, la terza notte, portati sulle fosse e falcidiati. Ammazzavano i primi e li stendevano giù, in modo che facessero il piano per gli altri che sarebbero venuti. Di questi oltre 200 ne abbiamo ritrovati 57 salme, perché gli altri, la montagna, li ha tenuti prigionieri perché non voleva riconsegnarli alla bestialità degli uomini. Pur se morti, probabilmente avevano paura che si sarebbe ancora infierito su di loro. E noi abbiamo piantato la croce lì, andiamo tutti gli anni, il 29 giugno andiamo lì. Questo è l'olocausto della San Marco. Poi ce ne furono tanti altri, ma 200 uomini ammazzati tutti insieme sono molti. Ma noi abbiamo conservato queste memorie non in vena di reducismo, non in vena di poterle raccontare ai figli che ce l'ha e ai nipoti, ma con una speranza che stasera le vostre generazioni mi confermano essere quella buona. Cioè noi vorremmo che tutto quello che è stato, che ha fatto parte della nostra storia, un popolo che rinnega le proprie origini, le proprie radici, la propria storia, non è degno di vivere, è un popolo che non esiste. Parliamo di patria, questa parola semisconosciuta. Noi ci siamo battuti per la patria, ci siamo battuti per l'onore della patria. Ci siamo battuti perché gli italiani non si dovessero vergognare in eterno, come si devono vergognare e come si vergogna, quelli coscienti almeno, dell'armistizio dell'8 settembre, di questa resa ignominiosa, fatta male, mal orchestrata, mal condotta, che ha buttato allo sbaraglio 3,5 milioni di soldati italiani sparsi per l'Europa. Noi vogliamo che tutto questo, e 2 anni fa, in occasione del cinquantenario della fine della guerra, noi alla piccola Caprera riunimmo circa 5,000 combattenti della Repubblica per consegnare il testimone, il nostro testimone, alle giovani generazioni,
ed è un testimone scritto, non so se qualcuno di voi l'avrà letto, è un testimone dove si raccoglie tutta l'eredità nostra, dei nostri padri, e noi vogliamo, vorremmo, desideriamo che i giovani si facciano loro paladini di quanto ci facemmo noi nei nostri giovani anni. Ma il pericolo che Camerata così ben descritto è un po' strano sentirselo dire così, perché noi l'abbiamo sempre saputo. Le stragi del 45 e anni seguenti facevano parte di un disegno prestabilito per distruggere una classe dirigente, per distruggere una fascia di popolazione che avrebbe potuto arrecare dei danni alla cosiddetta democrazia, al comunismo in particolare, ma non solo al comunismo, perché non vi illudetevi, i nostri nemici non solo sono i comunisti. I comunisti sono stati forse i più coerenti fra tutti quanti, i più spietati, ma non sono stati gli unici, perché gli uomini di Mauri, delle bande Mauri, ammazzavano come ammazzavano gli uomini della Stella Rossa. Ho visto io Marò ammazzati colpo di zappa sulla schiena, che non è molto diverso dalle chiavi inglesi in testa a Ramelli. Ho visto delle cose, ho visto i Marò catturati e buttati nei porcili in modo che le troie li azzannassero e se li mangiassero vivi. Quindi non solo il piano, quindi non c'è da meravigliarsi del come abbiano ammazzato Ramelli e gli altri, del libricino trovato che specificava come fare, non c'è da meravigliarsi. Forse qualcuno ci ha messo qualche cosa di più personale, ma il piano generale era questo: distruggere una classe che poteva dare fastidio. E state attenti, lo dico perché ormai la mia generazione è prossima ad andarsene, quindi tocca a voi raccogliere questa eredità. Se la sentite, ma la dovete sentire senza compromessi, senza guardare in faccia a nessuno, senza vergognarvi di dichiararvi fascisti. Fascista è un termine che a molti della nuova democrazia, anche quelli amici della cosiddetta destra, dà un po' di imbarazzo. Non bisogna avere paura di dire quello che è, perché ricordatevi che il fascismo sarà la panacea dei mali, degli attuali mali di questo mondo. Solo nel fascismo c'è la resurrezione, c'è la risoluzione di tutti i guai che affliggono la società, le nostre società, e questo vale non solo per l'Italia, ma per tutta l'Europa, per tutto il mondo. Io sono profondamente convinto di questo, e non è sufficiente che sia convinto io, naturalmente, non basta magari, però guardatevi le spalle. Quindi due le parole d'ordine: uno ricordare sempre, conoscere la vostra storia, la storia della nostra patria, la storia dell'Italia, conoscerla in tutti i particolari possibili e immaginabili. Questa è la prima parola d'ordine. Seconda, stare sempre con la mano sul calcio della pistola, perché quello che è successo in questi anni, dei quali, ripeto, io non so quanto sapete voi, potrebbe ripetersi, potrebbe ricominciare. La pacificazione è una cosa che non esiste, perché le pacificazioni personali, anche io ho degli amici che per loro disgrazia hanno fatto i partigiani, e con loro la pacificazione è stata fatta. Noi da San Marco siamo invitati tutti gli anni per la festa di San Marco
a Brindisi, dove c'è il raggruppamento anfibio San Marco, ci accolgono con tutti gli onori, ci accolgono i ragazzi del battaglione, noi andiamo giù con le nostre insegne, portiamo la bandiera repubblicana, portiamo il labaro della nostra associazione, la bandiera repubblicana, c'è il fascio repubblicano, sul labaro della nostra associazione è la ripetizione della bandiera, c'è l'aquila col fascio. I giovani Marò, quelli delle torture in Somalia, quelli che fanno torture in Somalia, che fanno la guardia adesso ai bidoni di benzina in Albania, venivano da noi e si facevano fotografare vicino all'abaro, ma dalla parte rovescia dove c'era il fascio, perché quello volevano, di quello vogliono sentire parlare, e di questo noi becchi dobbiamo continuare a parlare. Quindi attenzione, ricordare, conoscere e ricordare, la mano sempre sul calcio della pistola. Vi ringrazio. Roberto, se... sei solidale, un sottino dopo ce lo dai. Io vorrei adesso stare sulla generazione invece di cui faccio parte anch'io. Sono già state dette molte parole da Guido prima, la mia testimonianza la racchiudo molto brevemente perché non voglio togliere spazio ad altri, è la testimonianza di uno che prima di uscire di casa ogni sera guardava con intensità la propria madre e le proprie sorelle, perché non conscio, consapevole, forse è capitato a tanti di noi qui stasera. E questo è un piccolo episodio che vi voglio raccontare, cioè ricordare, ricordiamo insieme. Quando si usciva di casa si guardava i nostri familiari con intensità, pensando che magari poteva essere l'ultima volta in cui li vedevamo. Questo erano anche gli anni 70. Queste cose di cui, grazie a Dio, oggi i nostri figli non vivono più, mi auguro che non li debbano vivere, perché noi li abbiamo vissuti molto male. Abbiamo vissuti male anche perché, forse a differenza della generazione che ci ha preceduto, per l'amor di Dio non voglio appunto paragonare l'entità dei morti, però noi non avevamo una divisa e non eravamo equipaggiati. Noi subivamo degli agguati e degli assalti indegni in qualsiasi momento, in qualsiasi punto del paese in cui vivevamo potevamo essere aggrediti. E il dramma, altro dramma, che ognuno di noi ha vissuto e che tutti i giovani devono sapere ricordare, è il fatto che la rabbia più grossa che io provavo e che ho provato quando è morto Sergio era che la nostra morte comunque sarebbe stata un olocausto inutile, perché nessuno ne parlava. E questo, per chi poteva anche essere disposto a morire per un ideale, era un crucio, era una disperazione a volte, il rendersi conto che poteva accadere, che qualcuno di noi poteva anche soccombere da eroe, poteva gridare un messaggio prima di morire, poteva lanciare fino all'ultimo la propria idea, gridarla al mondo, ma il giorno dopo nessuno ne avrebbe parlato. Il giorno dopo la televisione, come è accaduto a Sergio, e voi lo sapete, quando è morto Sergio la notizia è stata data in 17esima posizione. Questo vorrei ricordarlo, non so se Guido lo ricorda nel libro, io mi ricordo la rabbia mentre si ascoltava il telegiornale e la disperazione nostra, nel capire che perfino il sacrificio in quel momento era inutile. Erano riusciti in quegli anni perfino ad ammazzare i nostri sacrifici, non solo il nostro corpo. E questo dava la dimensione del dramma che noi abbiamo vissuto. E penso che qualche cosa a proposito possa dire anche Luciano Bonocore. Dunque, io vi ringrazio, cercherò di essere molto breve perché vedo che c'è un caldo spaventoso. E vi lancio alcune riflessioni, più che raccontare un po' la storia degli anni 70, che è estremamente lunga. Prima di tutto io volevo ringraziare Giraudo e De Fina per questo libro, che finalmente comincia a raccontare dalla parte nostra
gli anni 70, cosa furono gli anni 70. E devo dire che questo libro, che dovrebbe ricordare quello che c'è stato in quegli anni, è molto importante. È molto importante perché proprio qualche giorno fa, voi sapete che c'è stata l'apertura del Consiglio Comunale di Milano, cioè del nuovo Consiglio Comunale di Milano, dove abbiamo cercato subito come primo impegno di rivolgerci ad Albertini per chiedere che ci fossero dedicate delle vie a Calabresi e a Ramelli, che ci hanno detto dopo, è successa una cosa che mi ha lasciato sconcertato. E devo dire molto male, perché significa che evidentemente non c'è memoria storica, soprattutto nel nostro ambiente. Voi vi ricorderete, adesso non per difendere una persona, che abbiamo avuto anche degli scontri dialettici, soprattutto negli anni 70, quando c'è stata l'elezione di Massimo De Carolis a presidente del Consiglio Comunale di Milano, c'è stato un certo Basilio Rizzo, che era uno sicuramente dei mandanti dell'omicidio Ramelli, che si è permesso di dire a De Carolis, ma questa era una cosa che riguardava non De Carolis, perché era un fatto politico che riguardava la storia degli anni 70, si è permesso di dire a De Carolis: tu facevi parte della maggioranza silenziosa. Cioè, come se fosse stato un atto di accusa gravissimo. Ti ricordi, Giraudo? Bene, non c'è stato nessuno in Consiglio Comunale che si è alzato e ha rivendicato, non dico la legittimità che è inutile, ma la dignità politica di quegli anni. Io lo trovo sconcertante. Cioè, vuol dire che soprattutto nel nostro mondo si tenta di cancellare la memoria storica, e questo è estremamente grave, anche perché non si trattava di fare una difesa del fascismo, visto che il sindaco ha fatto poi una rievocazione storica dell'antifascismo, ma si trattava di rivendicare una scelta politica di quegli anni, che fu fatta anche dal Mirante, perché voi vi ricorderete che nel 70 ci fu la svolta dell'MSI, che si chiamò Destra Nazionale, in cui poi confluirono tantissimi altri esponenti politici anche di area liberale, quindi vi fu la massima apertura del partito, vi fu un tentativo di coinvolgimento di tutta la società italiana, quindi la rottura di determinati steccati, quindi fu un fenomeno di massa a cui partecipò in larga parte la borghesia, ma soprattutto personaggi anche del mondo partigiano. Si spaccarono per esempio i volontari della Libertà. Ecco, quindi ci fu un momento storico che potrebbe essere riconducibile da un certo punto di vista al percorso storico che oggi ha Alleanza Nazionale, ha anche il Polo. Ecco, io nell'occasione del Consiglio Comunale, dove un personaggio come Rizzo, che nel processo, e io l'ho assistito tutto il processo perché mi ricordo che lo facevo per Radio University, ce l'ho tutto registrato, è emerso chiaramente che Rizzo era uno, diciamo, dei mandanti dell'uccisione di Ramelli, bene, nessuno si è alzato e ha detto a Rizzo che lui era il vero criminale e che la maggioranza silenziosa è stato un movimento di reazione pacifica a questi atti di intimidazione e di violenza. Quindi io credo che sono necessari non un libro, ma tanti libri sugli anni 70, che sono stati degli anni, cioè qui noi ricordiamo i morti, che ce ne sono stati tanti. Ma ricordiamoci che qui, negli anni 70, noi abbiamo sulle nostre spalle, io allora ero segretario giovanile, la responsabilità della morte civile di centinaia di migliaia di giovani. Noi negli anni 70 abbiamo avuto nelle nostre file migliaia di giovani che sono venuti con noi, hanno combattuto con noi, hanno creduto con noi di esporsi in prima persona dello scontro di piazza che veniva evocato da noi. Cioè, allora io ero un ragazzino, avevo 23 anni, ma l'evocazione dello scontro fisico per difendere legittimamente le nostre manifestazioni politiche, le nostre libertà di pensiero, questi giovani affluivano in massa in tutta Italia. Beh, noi li abbiamo dimenticati. Noi abbiamo una massa di giovani che sono morti civilmente, di cui nessuno si ricorda, mentre dall'altra parte abbiamo il direttore del Corriere della Sera, Gard Lehner, abbiamo il Paolo Liguori, abbiamo...
cioè i morti c'è stato la guerra, cioè Ramelli rappresenta certamente un caso orribile. Io non ero in quegli anni a Milano, ero in galera, mi pare, quando è stato ammazzato Ramelli. Sono scappato nel 74 all'estero, poi sono stato arrestato a Parigi, però mi ricordo, cioè non l'ho vissuto attraverso il processo, però mi ricordo che in quegli anni, beh, quando eravamo, io ero segretario giovanile a Corso Monforte, i primi tempi che assunsi quell'incarico, ogni sabato pomeriggio verso le 5, quindi era una cosa proprio sistematica, arrivavano questi della statale, i famosi catanghesi, assalivano la nostra sede, lanciavano qualche bottiglia Molotov e se ne andavano. Questo era lo sport di San Babila di quegli anni, fino a che a un certo punto ci siamo stancati, abbiamo cominciato a reagire, c'è stato l'episodio dell'albergo commercio che l'abbiamo fatto sgombrare, e insomma, bene o male, siamo mi sono beccato 3 anni di galera per quello, vabbè, comunque non è un problema. Voglio dire, c'è stata una reazione da parte nostra, e dietro a questa reazione noi abbiamo coinvolto comunque centinaia di giovani che, diciamolo francamente, qualcuno addirittura per disperazione è andato a finire alla malavita, ma perché è stato letteralmente abbandonato. Voi pensate che un giovane, allora, io mi ricordo, ero segretario giovanile e avevo le telefonate delle mamme, dei papà, perché la Digos, quando sapeva che un giovane partecipava a una manifestazione nostra, telefonava a casa dei genitori per minacciarli. Allora erano o ricacciati in casa e quindi li chiudevano dove potevano e quindi non li facevano uscire di casa, o li mandavano in collegio, dov'è? Ti ricordi? Li mandavano in collegio fuori Milano, o altrimenti dicevano no, io voglio andare, e litigavano con la famiglia. Beh, perdevano il lavoro, cioè perché magari venivano arrestati, uscivano dalla galera, non riuscivano più a trovare un lavoro. Se entravano in un'azienda, riuscivano a trovare un posto di lavoro, poiché era stato individuato come fascista, non veniva assunto. Se eri individuato come fascista in quegli anni, un giovane di 15-16 anni, non veniva assunto. Questo era il crimine. Adamo degli Occhi, che è stato in prigione con me, beh, quando è stato male col cuore e ha dovuto essere ricoverato in un ospedale, lui era in carcere a Brescia, beh, è andato all'ospedale di Brescia e hanno fatto lo sciopero gli infermieri e i medici dell'ospedale di Brescia, hanno detto no, noi il fascista non lo curiamo. Non era fascista perché era decorato partigiano medaglia di bronzo degli Occhi, quindi attenzione, quindi non era una cosa rivolta solo a noi. Poi l'hanno preso con l'autoambulanza, l'hanno portato a Milano, fate bene fratelli, entra, sciopero anche lì degli infermieri e dei medici, non l'hanno curato, in definitiva l'hanno portato al carcere di San Vittore, nell'infermeria di San Vittore, cioè da Brescia hanno fatto questi 3 giri. Si è permesso di protestare per questo trattamento, l'hanno mandato 2 mesi al manicomio criminale di Castiglio dello Stiviere. Cioè, questo era il clima dei magistrati di quegli anni e come si viveva. Un altro episodio, De Fina, che collaborava in quegli anni con noi, con Lotta Europea, avevamo una rivista in piazza San Babila, controllato tra l'altro dalla Palombelli, è uscito fuori a processo che mi voleva ammazzare, no? Ti ricordi? Che questo veniva lì, mi faceva il piantone sotto per conoscere i miei orari, poi non è riuscito mai a trovarmi. E beh, voi sapete una cosa? Non solo ci hanno fatto chiudere la sede di Corso Monforte, questa la polizia e poi insomma anche il partito ha ceduto, però in San Babila per circa 6-7 mesi, se io passavo sotto i portici di San Babila e andavo a prendere dall'ufficio che avevo, ti ricordi, dove c'era la chiesa, e andavo a prendere il caffè al Motta, io venivo fermato dalla polizia e portato in questura. Cioè non solo io, ti ricordi? Cioè tutti coloro, forse non tu ti ricordi perché... quelli che passavano, che erano identificati, cioè c'era stato a un certo punto il divieto, va bene, per quelli che erano di destra di poter passare, cioè da parte della polizia, attenzione, di poter fermarsi a Piazza San Babila. Io ogni mattina lo facevo apposta, mi prendevo il caffè, mi fermavo e mi facevo portare in questura. Me l'hanno fatto per 3-4 volte e poi si sono stufati. Cioè questo era il clima politico. Allora, qual è la conclusione di questo? Potremmo continuare all'infinito con queste cose qua. Allora, qual è la conclusione di questo? Che indubbiamente in quegli anni c'è stata una lotta fatta dal mondo giovanile ed è stata una selezione estremamente dura. Una selezione che si basava estremamente su che cosa? Su una scelta ideale,
Voi immaginate che se un giovane del raggruppamento giovanile attaccava un manifesto e prendeva una lira, prendeva le sberle da noi. Se si permetteva, ti ricordi? Se si permetteva di fare la campagna elettorale per un candidato, veniva presa a calci nel culo, quindi lavorava solo ed esclusivamente per il partito. Non parliamo sul fatto poi che un giovane si doveva candidare al Consiglio Comunale. Era buttato fuori immediatamente dal fronte come un venduto, eccetera. Quindi c'era un clima dove c'era una selezione della classe dirigente che era molto diversa da adesso, perché si basava su delle cose estremamente concrete, di partecipazione e di rinuncia totale. Io vi posso citare decine di casi di ragazzi che lavoravano, impiegati di banca, funzionari del comune. Ti ricordi Edoardo, che era un signorino, funzionario del comune di Milano, guadagnava benissimo. Beh, sono stati licenziati perché coinvolti in manifestazioni di piazza e poi abbandonati al loro destino. Allora, queste sono le due cose da ricordare. Cioè, le morti civili e la memoria storica nostra. Cioè, io sono stato, qui vedo un rappresentante della Birel Gobbi. Io ero a Napoli, quando ero dirigente della Giovane Italia, nel 63-64, e c'era il generale Tanucci Nannini, che sicuramente si ricorda. Cioè, era una generazione, cioè la sua, quello che ha formato la nostra, poi che è stato quella della Giovane Italia, che ci trasmetteva, diciamo, una forma anche naturale di combattimento nell'incarnare, diciamo, l'idea, no? Che era basato fondamentalmente su questo. Ecco, questa memoria, queste radici, che voi avete già ben scritto qui sul vostro circolo, effettivamente bisogna recuperarle, senza dimenticare sul fatto, e qui ci ritorniamo ad Alleanza Nazionale, che in politica per vincere ci vuole una strategia. Quindi io, il sistema di alleanza, cioè quello che è Alleanza Nazionale oggi, e ne parlavamo negli anni 70 e evocavamo che fosse, cioè ci deve essere. Ci deve essere perché, beh, insomma, lo stesso Mussolini è andato al potere facendo le alleanze anche con Listone, con Benedetto Crocedente e con Cronchi. Quindi il problema non è esclusivamente questo. Il problema è poter fare delle tattiche, delle alleanze politiche, ma non necessariamente dimenticare il passato. Quindi continuiamo di questo passo e cerchiamo di rincuorare di nuovo i cuori, ma su delle basi non utilitaristiche, spero questa volta. Grazie, arrivederci. L'ultima testimonianza di stasera riguarda la generazione dei giovani. Credo che il più titolato a parlare qui sia Carlo Fidanza, che sta facendo la sua battaglia, e il testimone ce l'ha in mano lui, quel testimone di cui parlava il tenente Brand. Grazie. Dunque, mi trovo leggermente in imbarazzo innanzitutto perché io non ho testimonianze, almeno sicuramente non del livello di quelle che le persone che mi hanno preceduto hanno a voi raccontato. Io invece ho assunto, così come tanti altri miei giovani camerati, e magari in primis questa sera mi piacerebbe ricordare quei quattro ragazzi che insieme a Guido hanno scritto il libro, che sono ragazzi con cui condivido esperienze quotidiane di militanza politica. Abbiamo il compito, l'abbiamo assunto in pieno, di conservare e tenere alta la fiaccola, quella fiaccola tricolore che per tanti anni, decenni, ha rappresentato la continuità delle battaglie giovanili, quelle battaglie giovanili che hanno portato la Giovane Italia prima, il Fronte della Gioventù poi, a versare quel tributo di sangue inumano e pauroso, con tutta quella serie di nomi indimenticabili sanciti dalle ultime pagine del libro scritto da Guido, dei ragazzi di Monza. Quei 20 morti, non tutti giovani, ma in gran parte provenienti e militanti del Fronte della Gioventù, sono il tributo che il mondo giovanile ha sempre pagato e che noi vogliamo continuare a ricordare, a cui vogliamo continuare a tributare omaggio con la nostra azione politica quotidiana. Quel periodo si concluse lentamente alla fine degli anni 70 e già alla fine di quel periodo la nostra classe dirigente giovanile si rese protagonista di una grande rinascita, nonostante quelli fossero gli anni della fine recente della guerra, di una seconda guerra civile, gli anni dell'odio, gli anni di piombo, come sono stati definiti in tantissime maniere.
quella classe dirigente si rese protagonista di un grosso rilancio del mondo giovanile, superando molti steccati, credendo ancora che ci potessero essere delle prospettive, superando tutte quelle che erano state le tragedie quotidiane che avevano caratterizzato l'attività politica giovanile negli anni precedenti. Furono gli anni, quelli, l'inizio degli anni Ottanta, in cui ancora nel 1983 il Fronte della Gioventù perse Paolo Di Nella, ultimo martire della destra giovanile in Italia. E ciò nonostante, quella classe dirigente seppe elaborare nuove tematiche, nuove strategie, sempre conservando alte e forti e profondamente radicati quei valori di riferimento che avevano caratterizzato tutta un'esperienza politica. Beh, noi a quella classe dirigente giovanile, a quelle tante piccole storie quotidiane di giovani militanti ed attivisti del Fronte della Gioventù, ci vogliamo rifare. Da quelli prendiamo la fiaccola e la portiamo verso il terzo millennio. C'è un'altra testimonianza in sala ed è la testimonianza di chi, mi pare di non sbagliare Giraudo, qualcuno ha portato a spalla Sergio, ed è qualcuno che adesso ricopre degli incarichi istituzionali importanti, quindi rappresenta la parte vincente della nostra gente, del nostro partito. E la testimonianza è dell'assessore Bombarda. Beh, cari camerati, ricordare quei giorni non è facile. Non è facile perché si usciva da un momento dove non si poteva uscire dalla federazione. Bruno Corre se lo ricorda, Guido se lo ricorda. C'erano anni dopo il tragico 17 aprile lo sai benissimo, te lo ricordi, del 73, e sulla scia di quegli eventi il mondo di destra a Milano cadde in una profonda crisi, anche di identità. Una profonda crisi anche perché veniva dichiarata l'inagibilità politica della destra a Milano. E allora uscire da quelle situazioni non era certo facile. Non era certo facile per un mondo giovanile che aveva non solo al proprio interno certe problematiche, ma aveva tutta una situazione esterna contro. E in quei momenti bisognava invece tirare avanti, e coloro che hanno vissuto quei momenti credo che gli si debba riconoscere una cosa, quella di non aver ceduto alle intimidazioni, di non aver ceduto a coloro che gli volevano impedire l'agibilità politica, ma di essere riusciti a tenere acceso, a tenere accesa la luce della destra a Milano, a tenere accesa quella luce che è riuscita a portare la destra nuovamente in piazza, è riuscita a portare la destra a quei risultati che oggi gli è riconosciuta. Quindi credo che il sacrificio di Sergio abbia contribuito anche a questo, abbia contribuito a far continuare un ideale, perché anche su quella rabbia, abbiamo avuto la voglia e il coraggio di continuare. Grazie. So, io prima di concludere la serata vorrei sapere se qualcuno desidera portare la propria testimonianza, perché in sala c'è sicuramente molta gente che secondo me ha voglia di farlo, o comunque ha condiviso le emozioni di questa serata e i momenti di questa serata. Da parte mia dire grazie a Guido e a Fabio per aver dato anche l'opportunità di fare questi momenti di riflessione, queste possibilità che non sono frequenti, soprattutto ultimamente nella nostra famiglia, nella nostra gente. A volte stasera abbiamo toccato anche livelli
crudi, anche livelli difficili, da, probabilmente per qualcuno di voi da accettare, ma la verità è anche questa, e ci sono dei momenti in cui dobbiamo ricordarcela. Poi si fanno giustamente strategie, si fanno discorsi di alleanze, si fanno delle valutazioni riferite al passato, che devono essere delle valutazioni serene, delle valutazioni estremamente lucide anche nella loro complessità, ma che certamente non possono mai distaccarsi da questo grande concetto che ci trova tutti uniti. La vittoria nostra c'è stata ultimamente, c'è in alcuni settori come in alcune regioni, ma non potrebbe mai e non sarà mai una vittoria se la nostra gente non si rende conto e non è conscia della propria storia. E il sacrificio di Sergio, come quello di tanti altri, Mantacas, la famiglia Mattei, tutti quelli che non riusciamo a ricordare in una serata, Sergio li raggruppa tutti, perché Sergio ci ha toccato personalmente tutti da vicino e ha incarnato e incarna tutto quello che poteva accadere a noi, ad ognuno di noi poteva capitare, purtroppo è capitato a lui, e comunque il fatto che noi spesso, grazie anche all'opera di Giraudo, di De Fina, di altri, lo ricordiamo, dà l'opportunità proprio di fare questa estrema riflessione, di riuscire a renderci sempre conto che una vittoria non è tale se non vince la nostra gente. E questo è, penso, la riflessione che anche a Sergio farebbe piacere, ed è quella che ci deve portare sempre ad una considerazione di chi vince, qualora anche vinciamo noi, per essere comunque dei testimoni di questa vittoria e non degli oggetti portati in giro da altri, ma dei soggetti attivi delle nostre vittorie. Se qualcuno vuole, ecco, se chiedo appunto qualche testimonianza, ci farebbe molto piacere. Dopodiché anche un grazie per aver sopportato questo caldo terribile, e quindi un abbraccio da parte mia grande. Ramanzin. Sono riuscito a farmi castrare. La mia storia, brevemente, vi devo dire, parte da presupposti alquanto diversi da quelli che abbiamo sentito fino ad ora. Sono nato a Milano, sono cresciuto in una famiglia di sinistra, mio padre è stato un partigiano. E pur non interessandomi di politica, sentivo intorno a me sempre un certo tipo di slogan, un certo tipo di discorsi, che per un certo periodo di tempo, fino all'età di 13, 14, 15 anni, ho ascoltato passivamente e avevo preso per buoni. Leggendo qualche pagina di storia non propriamente canonica, avevo trovato delle indicazioni che contrastavano con quanto sentivo dire. E poi è arrivato il momento della verità. Lavoravo e studiavo la sera, lavoravo di giorno, ero in un'officina meccanica in Viale Monza, e un giorno del 1966 transitava per Viale Monza una colonna di comunisti con i cartelloni del Che Guevara. Io stavo sotto una macchina con la tuta, mentre ero intento a smontare parti del motore, mi sono sentito afferrare per i piedi, mi hanno tirato fuori di peso e mi hanno detto che un lavoratore aveva il dovere di partecipare a quella manifestazione di cui non sapevo assolutamente niente. Sono stato preso a spintoni quando ho cominciato a reagire e a dire che io avevo il mio lavoro da fare e non avevo tempo da perdere. E il mio capo officina è stato preso a sberle perché si era opposto. E lì è cominciata la mia riflessione su quanto fosse vero quello che andava dicendo la sinistra e su quanto invece non ci fosse di altrettanto vero, in quanto poteva dire la destra e che non riuscivo mai a sentire. A quel punto ho cominciato ad indagare un po'. Mio padre mi portava al boschetto, che era il covo dei comunisti. Aveva molti amici che lavoravano con lui, andava a trovarli, lui non era iscritto, però mi si portava. Un giorno sono stato apostrofato davanti all'uscita della scuola da una ragazzina in minigonna che mi ha dato un volantino con su la famosa stella pentagonale irregolare, che allora si chiamava la Stella Rossa, non erano ancora le brigate, ma stavano per diventarlo.
dietro un invito suadente dalla ragazza sono andato ad una riunione perché si doveva parlare dei giovani e di quello che doveva concernere i giovani di sinistra. E mi sono trovato davanti a un certo Giangi non meglio qualificato, che ho scoperto più tardi essere Gian Giacomo Feltrinelli, quando l'ho visto apparire sui giornali. L'invito era quello a dare disponibilità a organizzarsi in squadre violente per andare a punire i fascisti, per andare a picchiare negli oratori quelli che uscivano dagli oratori, per andare a picchiare tutti quelli che non la pensavano come noi. E in ultima analisi sarebbe stato anche necessario, naturalmente dopo aver dimostrato le proprie capacità violente e di dedizione alla causa, di impugnare le armi e far fisicamente fuori tutta la classe dirigente nazionale e, perché no, tutti i fascisti che potevano essere imputati di tale reato. A quel punto disse mio padre che c'era qualcosa che non andava, gli feci leggere il volantino, lui preoccupato mi portò al Partito Comunista. E quando fui preso in disparte dai signori comunisti mi accorsi che sapevano benissimo di che cosa si trattava e non avevano nessuna intenzione di prendere posizione contro queste cose. A quel punto è venuta la rottura. Io non mi sono più interessato della politica di sinistra e ho cominciato a leggere qualche cosa di più interessante. Che cosa propagandava la destra, che cos'era il discorso della destra. L'ho trovato fortemente coerente con i miei principi. L'ho trovato un discorso pulito, nazionale, di interessi della collettività nazionale, di interessi delle categorie nazionali. Pertanto si parlava del benessere di una nazione, non di una parte di essa contro un'altra parte di essa. E questa era la cosa fondamentale. Con queste idee mi sono trasferito in Liguria. Ho lavorato 15 anni in Liguria, mi sono trovato in uno stabilimento profondamente di sinistra. Ho preso sputi in faccia, ho preso spintoni, qualora mi sono rifiutato di partecipare a degli scioperi prettamente politici. Mi era indicato l'obbligo di fare lo sciopero, quando sapevo benissimo che lo sciopero era un diritto e non un dovere. E questo mi è costato parecchio, sia in termini di carriera, sia in termini di tranquillità e di vivibilità del mio lavoro. Alla fine di tutta questa travagliata crescita morale, sono arrivato ad iscrivermi al Movimento Sociale Italiano, sono entrato nelle file a Treviglio e sono tuttora il presidente del circolo di AN. Sono felicissimo e fiero di aver scoperto questa mia vocazione. Credo sia l'unica politica seria, a dimensione d'uomo, ad entità nazionale, che possa essere degna di essere portata avanti per la semplicità e la pulizia morale che racchiude nei suoi principi. Non ho nient'altro da aggiungere. Grazie. Ferretti. Ma sì, siamo in clima. Io non so se le generazioni, parlate di tre generazioni, non so se forse sono quattro. Io, comunque se fossero tre, io mi riconosco in questa generazione. Perché purtroppo, no, io sono nato nel 1945, mi sono iscritto nel 1960, avevo 15 anni, e purtroppo nel 60 i partigiani avevano 35-40 anni. Quindi erano validi. Purtroppo, fra parentesi, anche i combattenti della Repubblica avevano 35-40 anni, ragion per cui nelle nostre sedi, quando uno di noi ragazzi cominciava a dire qualcosa, dicevano stai zitto tu che sei un ragazzino, io ho fatto la Repubblica. però almeno questi erano simpatici. No, come testimonianza, voglio portare soltanto una testimonianza, inutile, ciascuno di noi potrebbe parlare per giorni e giorni, scrivere non libri ma enciclopedie sulle proprie esperienze. Io dico la verità, molte di queste esperienze ho cercato di rimuoverle con un po' di... Quelli di voi che mi conoscono sanno che ho un certo spirito dell'umorismo, quindi cerco di scrollarmi addosso in questo modo. Però una che vi voglio portare, che mi ha fatto particolarmente male, è io, come sapete, sono ligure e studiavo giurisprudenza all'Università di Genova. Non riuscivo a dare gli esami. Un giorno in piazza De Ferraris incontro uno che era un mio professore, almeno in teoria, non si vedeva mai, ma era Paolo Emilio Taviani, che all'epoca era ministro degli interni. Mi faccio coraggio, mi faccio avanti,
lui è circondato da poliziotti, gli dico: professore, professore, si gira, mi dica, senta, mi aiuti, io non riesco a dare gli esami. Ma perché, ragazzo mio? Perché sono iscritto alla Giovane Italia. Lui mi guardò e mi disse: allora te la sei cercata. Questa è la mia esperienza. Era ministro degli interni. Roberto Sacco. Allora, è difficile parlare di una vita. Allora, viva il Gobbio, no? Parti da lì. No, 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 saltiamo tutto perché sapete tutto più di me. C'è una sola cosa che sono sicuro per voi, soprattutto la generazione più giovane, che se uno va in Francia e parla male di Napoleone, si prende calci nel sedere oggi. Fra 50 anni o fra 6 mesi o fra non so quanto, a parlare male di Mussolini in Italia ci saranno dei calci nel sedere. Vabbè, diciamo che... Vabbè, tutto questa battuta mia nasce, io sono andato al centenario di Hitler Braunau in Austria quando c'è stato, intervistato da Rai 4, ho fatto questo discorso, non è passato in TV. Sempre stati così, cioè, tra loro due è sempre stato così, due posizioni anche in guerra. Io vorrei ringraziare tutti in questo momento perché, ripeto, il caldo è stato una componente di sacrificio per tutti noi, quindi vuol dire che l'argomento comunque era talmente sentito e vissuto internamente che ha battuto sicuramente il caldo. Spero che questa serata sia per tutti un motivo di riflessione, come ho detto prima, e colgo l'occasione per ringraziarvi tutti veramente, Umberto Salvadeo come presidente del circolo e come promotore dell'iniziativa. Vieni qua e chiudi. E ancora un grazie a tutti i partecipanti, a Luciano Bonocore, a Ferretti, all'assessore, a Roberto Sacco, al tenente Brenna, a un altro uomo della decima che comunque è sempre presente, per quello che stasera non gli abbiamo dato importanza, perché è presidente di Cassano e è sempre in mezzo a noi, per cui stasera ha fatto un po' da comparsa. Grazie a tutti davvero, a noi. Comprare anche qualche libro per cortesia, grazie. Inviterei a comprare qualche libro. No, Guido.